Come hai osato farmi dire dal tuo avvocato di venire in questo bordello? Dobbiamo parlare di affari urgenti, quindi lasciamo stare le sciocchezze. Sono già le 11 e questa è una delle peggiori serate della mia vita. Quindi esigo subito una spiegazione. Se riuscisse a star zitta, forse avrei la possibilità di farlo. Sarebbe meglio che tu non dicessi alla donna che ha pagato la tua cauzione di stare zitta. Il governo mi ha sistemato in questo luogo perché ritiene che sia un rifugio blindato. Un rifugio blindato è per quelle persone che il governo vuole proteggere. Appunto. E perché proteggerebbero una spia? Ovviamente perché abbiamo raggiunto un accordo. Spiegati. Mi sono accordato con Danny. E Martin Holiday lo sa. Sì, che lo sa. È stato lui a farla venire qui. Tu hai confessato di essere una spia. Non solo ho detto d'essere una spia, ma avrei detto d'essere lo strangolatore di Boston per come mi avevano incastrato. E io che ho speso una fortuna per farti avere il più costoso, il migliore penalista del paese per difenderti. Adesso non avrò più bisogno della sua difesa. E allora che cosa ti serve, Barrington? Il suo aiuto per lasciare questo paese. Smettila! Smettila di fare il furbo e rispondi a questa domanda. Perché ti sei messo d'accordo con Danny? Sono in trappola. Il suo grande e caro avvocato sta controllando la mia copertura. Pensavo che tu fossi così intelligente da sostenerla, questa copertura. Questo non mi preoccupa. Ogni cosa deve essere provata. Holiday può rigirarseli come vuole, quelli del governo. Perché il mio governo mi ha fatto avere una copertura inattaccabile, ma... ha anche mandato qualcuno per uccidermi quando ero in cella. Capisce cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se Holiday farà questo processo e riuscirà a vincerlo, il tuo governo ti ucciderà. E se non farò niente, il suo governo mi condannerà per spionaggio. Sarò finito comunque. Ma questo è un vicolo cieco. So che stare qui dentro serve soltanto a prendere tempo. Denning crede che collaborerò e finché lo crederà resterò in vita. Perciò lei mi farà uscire di qui. Cosa ti fa credere che io ti voglia vivo, Barrington? Semplicemente perché le conviene. La trascinerei giù assieme a me, con suo marito e il caro deputato. Sì, sono sicura che lo faresti. Certamente. Mi servono molti soldi e in contanti per poter vivere in esilio tutta la vita. Ce ne vogliono tanti. Sei un ragazzo molto giovane. Appunto, ce ne vogliono proprio tanti. Che altro vuoi? Un travestimento qualsiasi per poter uscire di qui e andare da un chirurgo plastico. Le so queste cose, con una nuova faccia potrei avere... un passaporto e tutto quello che mi occorre. Vuoi sapere una cosa, Lawrence? Se in questo istante io riuscissi ad avere una pistola, ti ucciderei come un cane, senza rimorso. Non lo metto in dubbio. Bene, siccome il denaro sarà tanto... ne devo parlare prima con mio marito. Sono sicuro che il signor Clegg farà tutto quello che è necessario per tenere se stesso e sua moglie lontani dalla prigione e suo figlio vicino alla riconferma del suo incarico. Ho una speranza soltanto, che tu possa commettere un errore, in modo che il mio governo o il tuo governo riescano a ottenere quelle prove che riusciranno a farti eliminare. Buonanotte.